Eravamo minotauri. E già,
ma la colpa non era della comunità, perché la colpa non può essere della divinità. Perché gli educatori erano anche bravi, perché venivano lì, ci ascoltavano, ci tenevano, erano sempre presenti con me, gli altri ci volevano anche bene. Io questa cosa non la sopportavo, ecco, non la sopportavo perché non ci ero abituato. Avevo paura. Io avevo paura. Ma loro non lo capivano, loro volevano portarmi fuori. Ma io non volevo, io avevo bisogno del mio labirinto, io avevo bisogno di rimanere lì, loro no, mi volevano portare nel mondo, ma io avevo paura di quel mondo lì, pieno di domande di cui io non avevo le risposte, e quelle mie insicurezze diventavano pareti giganti fatte di specchi, non potevo. Io volevo stare nel mio labirinto, io avevo bisogno di un'Ariana, di un Teseo che mi facessero sentire Minotauro, perché io ero il labirinto, io ero il Minotauro, il labirinto insieme, ma loro non gli importava niente. In quel mondo che io odiavo, in cui non potevo vivere, che mi facevano paura. Io quel mondo lì lo odiavo, quel mondo verde, giallo, blu, dove tutti sono felici con le loro mamme, con i loro papà. Teseo, grazie al filo di lana dato da Arianna, la sua mamma, riuscì a uscire dalla tempo. Ma cosa successe dopo? Non tutti lo sanno. Quello che io ho visto. Lasciami raccontare. Perché quando poi io arrivai lì, a Stereo, lo posso assicurare, l'ho visto con i miei occhi, si è trasformato. È successo qualcosa di straordinario, Stereo si era trasformato in una bestia là, in una bestia là che iniziava a volare via verso il sole. Io non ci potevo credere, eppure era così, e mentre lo vidi volare, in quel momento capì che Stereo non era morto. Stereo si era trasformato in qualcosa di unico.